Ok, per la terza volta mi collego con la speranza di riuscire ad avere con noi la dottoressa Elenia Caccetta. Ho qualche problema di partecipazione, non so perché non ci stiamo riuscendo e quindi vediamo un po' che cosa succede, ok? Allora, io spero che la dottoressa appare tra poco tra i miei... Tra chi è che è presente, magari mandami un messaggio, Elenia. Allora, Patrizia, vediamo se ce la facciamo. Siamo un po' in difficoltà. Scusateci, non so cosa è successo. La connessione non è di qualità perché ogni volta che la invito poi non mi permette di poter mantenere la connessione, ok? Quindi per la terza volta mi ripropongo. Vediamo, cerco le persone, riprovo di nuovo. Chiunque possa dire, no, trasmetta con, vediamo, dottoressa Caccetta, ci provo, ci riprovo io a invitarla, aspettiamo che magari ci riesce. È stranissimo che non riusciamo a collegarci, l'abbiamo sempre fatto senza problemi, ma mi sa che stasera ci sta dando qualche problema questa cosa, boh. Se non ci riusciamo, spostiamo la nostra diretta ad un altro giorno che poi vi comunicherò, d'accordo? Perché significa che c'è qualche problema. O col telefono della dottoressa o col mio, non capisco. Ci siamo? Oh, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Benissimo! Finalmente! È stato un po' difficile stasera. Mi senti bene, Ilenia? Ecco, c'è un problema di connessione. Il problema sta là. Ilenia, riesce a sentirmi? Credo di no. Ilenia? Non ce la facciamo. Aspettiamo ancora qualche minuto. Ilenia, riesci a sentirmi? Sì, tu? Oh, credo che c'è stato qualche problema di connessione. Ok, vuoi presentarti tu alle mamme che stanno finalmente riuscendo a seguire perché abbiamo fatto 3 volte, abbiamo preso un quarto d'ora con questa cosa. Allora, ti vuoi presentare tu? Sì, sono una mamma innanzitutto di una bimba di quasi 14 mesi e adesso di un altro bimbo in arrivo perché sono in gravidanza. E poi ecco, sono una ginecologa e quindi ho avuto il piacere di conoscere Grazia in seguito, insomma, alle mie personali problematiche di allattamento. Quindi, diciamo, come si dice a Roma, il calzolaio con le scarpe rotte, per dire che non si è mai preparati No, vabbè. e non, appunto, non dipende dalle conoscenze, la difficoltà in cui ci si può imbattere con l'allattamento, ma che poi, voglio dire, è volato, è andato davvero, davvero alla grande. E quindi in questa occasione, ecco, ci siamo Bellissima. conosciute. Ci siamo conosciute. Allora, abbiamo avuto già una domanda, Elenia. Una mamma ha detto cosa ne pensate del parto in casa? Sì, allora vuoi iniziare tu o dico io il mio punto di vista ginecologico? Ma io ho detto soltanto che io ho partorito a casa, quindi ho avuto un'ottima esperienza, però ecco, un solo figlio su 3, non è che ho avuto tutti i parti in casa, no? Perché poi ovviamente il primo l'ho partorito in ospedale. Il secondo in casa, però avevo un supporto ginecologico, ostetrico, avevo anche la pediatra il momento in cui ho partorito, quindi diciamo che non ero da sola, ecco, avevo un team, ok? No, Ed era certo, una a caso. gravidanza che non era descritta. Diciamo che comunque in molti paesi, al di fuori dell'Italia, è una realtà già ben consolidata e che porta anche a dove la gravidanza è fisiologica, porta
porta ad un risparmio, diciamo così, dei costi sanitari notevoli e anche, se vuoi, a una riduzione di quella che a volte è un'eccessiva medicalizzazione di quello che poi di fatto è un evento naturale, che è il parto. Quindi, se ci sono tutti i presupposti, se ci sono appunto le figure professionali preparate all'eventualità, insomma, del parto in casa, quindi fuori ci deve essere l'ambulanza con una mini TIN nel caso in cui serva, una mini terapia intensiva neonatale nel caso in cui serva, perché no? Ecco, quindi insomma, se è una gravidanza fisiologica, ripeto, chiaramente ci devono essere tutti i presupposti. Infatti, quindi è favorevole, però ovviamente viviamo in un'epoca di sicurezza, quindi manteniamoci la sicurezza che possiamo avere, no? Io però adesso avevo preparato un po' una scaletta di domande, se loro non si muovono a fare le domande. Che dici, Lenia? Magari c'era qualcosa di cui volevi parlare tu in particolare? Perché qua vedo che sono silenziose, domande non ce n'è. Poi quando stiamo per chiudere, come al solito, arriveranno a raffica. Arrivo con le Brava, hai domande. qualcosa di cui vuoi parlare tu in particolare? Magari del puerperio, che è un po' un Sì. argomento tabù, Sì. perché tante volte appunto uno si concentra sulla gravidanza, magari la mamma è tutta proiettata su questo bambino che arriva e quindi vuole essere super preparata, indaga, fa ricerche e tutto, quindi sicuramente avrete tantissime curiosità. Sull'allattamento, appunto, è un altro argomento di cui si parla tanto e le mamme hanno molto interesse. Sul puerperio, a un certo punto, la mamma smette di esistere, come se il puerperio fosse, diciamo, un buco nero che non si deve nominare, in qualche modo una fase, di vergogna quasi, no? Della donna. In realtà, anche questa è una fase totalmente, totalmente naturale che inizia 2 ore dopo il parto e si chiama postpartum e dura fino a circa 6 settimane. Dal parto, la seconda fase, che si chiama appunto puerperio, quindi circa 40 giorni. E se ci pensate, ci sono voluti 9 mesi perché ci fossero tutti i cambiamenti nel nostro corpo, l'utero che deve aumentare di volume, gli altri organi che si devono fare spazio, l'intestino, la vescica, aumenta la volemia, il cuore pompa per due, quindi c'è tutto un cambiamento dal punto di vista anche tissutale, ad esempio anche il parto, il perineo, tutto uno stress che c'è, e poi in appena 40 giorni si ricostituisce e torna ad uno stato pregravidico. Quindi giustamente questo è un periodo delicatissimo dal punto di vista ormonale, perché appunto subito dopo che si stacca la placenta parte, no, la lattazione con la produzione del colostro e c'è poi un meccanismo ormonale a feedback in cui appunto entra in gioco anche e soprattutto la suzione del bambino nella stimolazione, ma contemporaneamente i tessuti si devono ripristinare e portare la donna esattamente allo stato pre-gravidanza. E di tutto questo non se ne parla, di tutte le difficoltà che ci sono, il dolore in primis, no? È come se tu veramente hai avuto un calcio nel perineo e poi ci devi stare seduta sopra. E Brava, brava. le mamme stanno zitte e nessuno va dalla mamma, come senti, ma come ti senti? Cioè nel periodo del ricovero ci dovrebbe essere anche una valutazione della cosiddetta scala del dolore che nessuno fa. E quasi sembrano poi tutte anche le donne della famiglia che circondano questa mamma, non ne parlano, non stimolano la mamma a parlarne. Oppure le lochiazioni, no? Queste perdite che la donna si trascina, che noi mamme ci trasciniamo per queste settimane che sono in puerperio, che sono all'inizio appunto vere e proprie perdite ematiche, poi diventano più sierose, fino poi piano piano a scomparire. E poi nella donna che allatta non è detto che arrivi subito il capoparto, altra cosa drammatica che tanti colleghi ginecologi dicono: ah, bisogna fare delle indagini ormonali perché non arriva subito il capoparto. Ma è normale, se c'è un allattamento ben avviato, non si ripristina l'ovulazione. Tant'è che infatti un allattamento ben avviato, nei primi 6 mesi ha certe caratteristiche, tipo almeno 6 poppate nelle 24 ore, è un vero e proprio metodo contraccettivo, nel senso Infatti. che c'è una un'anovulazione fisiologica e quindi è normale che non ci sia il capoparto. Poi certo, a volte torna anche nonostante un allattamento ben avviato, ma non subito. Oppure a volte, anche quando si smette di allattare,
può Infatti qua aiutare c'è anche una lì. mamma, che ha scritto proprio qualcosa riguardo al ciclo. Ti leggo la domanda. Buonasera dottoressa, ciao Grazia, capoparto arrivato dopo un mese. Io sono sempre stata super regolare con il ciclo. Adesso prendo un anticoncezionale compatibile con l'allattamento. Ma il mio C, non so se magari ha scritto ancora, forse è il fatto che il suo ciclo è irregolare ed è quello che magari la turba. Poi ho visto che ci sono anche altre domande. Non arriva mai a 28 giorni come dovrebbe alla fine del blister. Quindi probabilmente perché nel frattempo anche allatta o no? Sì, certo, perché nel Anche frattempo poi anche prende la all'altra. pillola anticoncezionale? Diciamo che in realtà le linee guida dicono che sarebbe da scoraggiare l'utilizzo della pillola anticoncezionale prima delle 6 settimane, appunto. Quindi io non so se il ginecologo l'ha data prima di queste fatidiche 6 settimane. Deduco di sì perché diceva che il capoparto è arrivato dopo un mese. Quindi il top sarebbe aspettare 6 mesi dal parto prima di fare un'eventuale terapia, perché è normale, perché comunque abbiamo tutto un bilancio ormonale ancora in corso. Il fatto che, ad esempio, il ciclo non arriva mai a 28, bisognerebbe capire che tipo di pillola nella fattispecie è, fa pensare che, insomma, probabilmente proprio la stessa pillola in qualche modo ha creato uno scompenso ormonale, ci sia un pochino di insufficienza di progesterone. Quindi questo è di solito il motivo per cui il ciclo tende ad anticipare. Però, diciamo, di norma, quello che dice comunque l'Organizzazione Mondiale della Sanità è aspettare almeno le 6 settimane, perché si sta ricostituendo tutto, si sta ricostituendo l'asse ipofisi, ipotalamo, ovaio, si stanno ricostituendo i tessuti e quindi poi bisogna vedere appunto con quelli che sono i nuovi bilanci ormonali dettati dall'allattamento, come si va a stabilire una regolarità. Infatti, la pillola anticoncezionale è compatibile con l'allattamento, però è anche importante sapere quello che hai detto tu e aggiungerei che a volte però può fare diminuire la produzione del latte. Magari non interferisce perché non passa niente al bambino, ma rischia in Un alcuni casi di quantitativo. farla di, anche se è quella compatibile. Perché sapete, molte volte non si tiene conto della eventualità, quindi magari c'è un'interferenza ormonale. C'è un'altra domanda. Buonasera, io desideravo togliermi un dubbio. A me, in fase di travaglio, mentre aumentavano le doglie, mi è stato messo l'ossigeno. A fine parto ho chiesto il motivo, ma l'ostetrica è stata molto vaga. Io non saprei, boh, bisognerebbe chiedere all'ostetrica, non so cosa. Diciamo a volte banalmente allo scopo di rilassare la mamma. Però io dico sempre, appunto, ogni atto medico deve essere spiegato e ci vuole anche un consenso informato, anche orale. Certo, in quel momento non si può firmare nulla, però quando avete un dubbio, sempre questo vale, chiedere sempre il perché si sta facendo una procedura. Però ecco, banalmente, conoscendo come funzionano, ahimè, alcune volte la sala parto, può avere lo scopo semplicemente di rilassare, perché arrivando un flusso grande, improvviso di ossigeno, giustamente l'organismo che fa, non potendo, diciamo, gestire tutta questa quantità di ossigeno, semplicemente riduce la frequenza della respirazione. E giustamente se una donna è agitata e ha la frequenza di respirazione elevata, invece al contrario arriva meno ossigeno anche al bambino, quindi può aver avuto lo scopo semplicemente di rilassare, farla respirare bene e far ossigenare bene se magari nel tracciato c'era una piccola decelerazione. Ok, grazie, ottima risposta. Adesso abbiamo invece Lentixa, non so, sono tutti i nickname di Instagram. Salve, non so se questa mia domanda sia fuori luogo o meno. Ho partorito fine agosto con taglio cesareo. Ho da poco ricominciato a fare attività fisica. Va bene o è troppo presto? Allora, sì, va bene iniziare a fare attività fisica, ovviamente senza sollecitare troppo i muscoli addominali, perché ovviamente il rischio di diastasi dei muscoli retti permane fino al primo anno dal parto. Quindi, a maggior ragione con un taglio cesareo, bisogna stare attenta, appunto, stare attenta a non sollecitare eccessivamente i muscoli addominali, però, voglio dire, se una donna è sempre stata abituata a fare alcuni movimenti, ad avere un regime di attività fisica,
Bisognerebbe anzi mantenere lo stesso regime, ovviamente limitando alcuni movimenti, anche in gravidanza e nel postpartum, appena la donna se lo sente. Al contrario, se una donna non è stata abituata a fare attività fisica da sempre e magari vuole smaltire del peso, improvvisarsi può essere pericoloso, perché appunto si possono fare dei movimenti, si possono sollecitare dei muscoli che non sono abituati a questo tipo di sollecitamento e l'effetto può essere deleterio. Però anche su questo, insomma, appunto esistono voglio dire, delle attività che sono studiate apposta per la donna in gravidanza e nel puerperio e che quindi assolutamente possono essere fatte nel modo giusto e anzi aiutano anche a prevenire la diastasi dei muscoli retti dell'addome. Grazie. Allora, c'è Sissi che chiede: buonasera dottoressa e ciao Grazia. Ho un dubbio. Presenza di chetoni nelle urine, 10 mg su ml. Sono indice di più di qualcosa che non va? Sedicesima settimana, seconda gravidanza. Grazie. Allora, quando ci sono i chetoni nelle urine, indipendentemente dallo stato di gravidanza, vuol dire che c'è un metabolismo glucidico alterato. Quindi vuol dire due cose. O, non so se sei ancora, nonostante tu non sia più nel primo trimestre, potresti avere ancora un po' di iperemesi. Quindi magari il vomito è una causa di produzione di chetoni. Oppure se non hai una sufficiente alimentazione, di carboidrati. Quindi indica che il corpo è come se fosse in digiuno. Oppure, nonostante tu stia mangiando adeguatamente e non abbia vomito, può essere che il metabolismo dei glucidi sia alterato perché è uno stato di diabete, che a volte, sapete, può comparire il diabete gestazionale. Sicuramente la presenza di chetoni nelle urine va attenzionato, soprattutto in gravidanza, e proprio la sedicesima settimana è una condizione in cui se troviamo o la glicemia alterata o i chetoni nelle urine, può essere fatta la precurva. Perché di solito la curva glicemica in gravidanza si fa tra 24 e 28 settimane, però se compaiono questi segnali potresti sentire il tuo ginecologo attenzionargli questa problematica e sicuramente potrebbe farti anticipare la curva per vedere se siamo in questa direzione. Oppure, se eravamo in una delle due condizioni precedenti, vomito o una scarsa alimentazione, la situazione è ancora più semplice da risolvere. Ottima, grazie. Allora, poi abbiamo i Caxa che dice: nel caso di pregresso taglio cesareo, 19 mesi dal taglio cesareo, volendo provare un parto per via vaginale, è possibile effettuare la prima parte del travaglio in casa? Allora, sì, diciamo, le linee guida dicono che devono passare almeno 18 mesi per provare il cosiddetto VBAC, la prova di travaglio. In casa è difficile perché bisognerebbe avere un monitoraggio continuo, perché il rischio, sapete, è quello di avere in una piccolissima percentuale dei casi, ma dopo 18 mesi è paragonabile a quella della popolazione generale, la rottura d'utero. E quindi se ci dovesse essere questa rarissima evenienza, i tempi tecnici del trasporto non ci permetterebbero di essere rapidi. Perché quando si fa un VBAC, cioè una prova di travaglio di parto dopo un taglio cesareo, lo si deve fare in una struttura adeguata di terzo livello in cui ci sia la sala operatoria nello stesso piano della sala parto. Quindi per non perdere proprio minuti preziosi. Quindi questo appunto non rientra in una condizione proprio, diciamo così, fisiologica per poter fare un parto in casa, perché appunto abbiamo dei tempi tecnici da poter rispettare qualora ci fosse quella piccolissima percentuale, diciamo così, di evento di urgenza. Grazie Elenia. Allora, Laura Pellegriti invece dice: ciao Grazia, allatto da 3 anni e mezzo, soffro di amenorrea. Anche la tiroide, no, i valori ormonali, anche la prolattina vanno bene, anche la tiroide, c'è un ovaio un po' policistico, può dipendere anche dalla suzione? Beh sì, certo, assolutamente. Poi già che hai un ovaio policistico, se abbi assenza del ciclo, tanto più che appunto stai ancora allattando e quindi se la suzione è ancora molto valida e molto frequente, assolutamente può essere normale. Io ho conosciuto una volta una donna che è andata in amenorrea per più di 3 anni. Io, per esempio, personalmente ho avuto una amenorrea di 27 mesi, la più lunga dei 3 figli. Col secondo l'ho avuta per 23 e col terzo un anno. Però ecco, per esempio, io le ho avute variabili.
perché in effetti loro, i due maschi, i miei due secondi, succiavano anche meno la notte. Se c'è una, ci sono delle poppate importanti la notte, spesso la menorrea magari si prolunga, non per tutte, non vuol dire che non sei fertile, giusto, Ilenia? Certo, c'è sempre, dopo i 6 mesi di È sempre il allattamento, rischio anche la menorrea c'è di poter essere. sempre il rischio, a meno che possa esserci un'ovulazione sporadica. I primi 6 mesi si ha una percentuale di attendibilità del metodo della cosiddetta menorrea lattazionale che è del 98%, praticamente identico alla pillola. Perfetto. Mentre dopo i 6 mesi, diciamo ovviamente perché dopo i 6 mesi? Perché di solito dopo i 6 mesi il bambino inizia un'alimentazione anche solida e quindi di solito la suzione non ha più quella frequenza. Però nel caso, ad esempio, della nostra amica che allatta da 3 anni e mezzo ed è in amenorrea, vuol dire che la suzione è molto frequente. E poi dipende anche da come sei fatta, no? Come sei predisposta. Perché in realtà Sì. poco fa Roby scriveva, io ho tornato il ciclo a un mese, se anche quando ci sono tutte le condizioni per una menorrea, c'è una percentuale bassa di donne che effettivamente ha un capoparto a 54 giorni. Se non ti torna entro 54 giorni, vuol dire che puoi far parte di quelle donne che hanno una menorrea. Per mantenerla hai bisogno di una suzione costante, non più di 4 ore diurne, e non più di 6 notturne, e l'allattamento deve essere esclusivo. Quindi attenzione, non è perché allatto non avrò il ciclo, non sono fertile. Affinché accada il LAM, cioè la menorrea lattazionale di cui parla Belenia, è molto importante, bisogna essere molto severi riguardo alle condizioni, perché se no basta poco che possa cambiare. Come ha detto Ilenia, infatti dopo i 6 mesi non ci sono molti studi effettivamente, ma nello stesso tempo è anche un periodo in cui integriamo i cibi. Quindi abbiamo già in qualche modo, per quanto a noi sembra invece che ciucciano sempre, un po' meno rispetto a quando era l'allattamento esclusivo. Ok? Allora, qui abbiamo Sissi che dice: non ho avuto vomito, ma ho effettivamente diminuito la quantità di carboidrati. Ma allora mangia un pochino di più, un po' più spesso. Magari non fare il pasto troppo abbondante, se magari il motivo per cui l'hai ridotto è che ti sentivi un po' gonfia, avevi un pochino di reflusso perché sta crescendo l'utero e ti schiaccia la bocca dello stomaco, ma devi mangiare ogni 2 o 3 ore. È importante perché altrimenti i corpi chetonici passano la barriera placentaria e possono essere tossici. A questo valore non ti preoccupare, ancora non ci sono livelli di soglia di danno, però ecco, è importante che tu mangi adeguatamente. Grazie. Marilena Allegra. Ciao, grazie. Buonasera, dottoressa. Piacere. Sono alla terza gravidanza, ormai alla 36ª. Sarà un cesareo programmato. Mi conferma la prassi del cortisone prima del parto ed esattamente a cosa serve? Sì, allora, la prassi del cortisone al taglio cesareo è che di solito si programma tra la 38esima e la 39esima settimana, non si va oltre. Avrai insomma dei motivi per cui hanno deciso il cesareo, forse i pregressi tagli cesarei, forse non c'erano le tempistiche per il VBAC, insomma non entro nel merito di questo, però di solito il cesareo si programma tra la 38esima e la 39esima settimana. Siccome la maturità polmonare del bambino, che necessita della produzione di surfattante, insomma tante, tante dinamiche, è anche dipendente dalla modalità del parto, perché con il parto spontaneo il bambino di fatto è come se venisse strizzato, facendo questo, non è che con il movimento del parto è questo il movimento, è di pressione e di torsione. Quindi quello che succede è che le pareti dell'utero con la contrazione strizzano i tessuti che sono stati sempre a diretto contatto con l'acqua del bambino e i polmoni che finalmente devono funzionare a espletare la loro funzione nella vita extrauterina, quindi è un adattamento pazzesco che avviene nel giro di pochissimi secondi. Nel taglio cesareo tutto questo non avviene, quindi abbiamo già un rischio di distress respiratorio per il bambino per via della modalità del parto. Tanto più, diciamo appunto, un conto è la data, diciamo così, canonica di maturità polmonare, un conto è dei motivi soggettivi per cui questa maturità polmonare può avvenire chi una settimana prima, chi una settimana dopo, no? Non solo per un fatto di datazione, ma anche per alcune problematiche. Ad esempio, il diabete gestazionale che citavamo prima, spesso si associa ad una maggiore probabilità di distress respiratorio, una probabilità che la maturità polmonare non sia giunta a termine nell'età a cui canonicamente sono aggiunti gli altri. Quindi
La prassi del cortisone serve per questo, per garantire nei bimbi appunto che nascono con taglio cesareo che i polmoni abbiano il tempo, il cortisone aiuta in questa maturazione, di espandersi correttamente al parto. Grazie Elenia. Allora, Lentixa dice: Gentile dottoressa, causa Covid, non ho ancora fatto la visita post-parto. Vorrei quindi sapere quali potrebbero essere le analisi a cui sottoporsi per controllare lo stato generale di salute. Grazie. Allora, non necessariamente c'è bisogno che tu faccia degli esami ematochimici, penso che tu intenda questo riferendoti ad analisi, però è importante fare una visita di valutazione nel postpartum, che appunto che è una visita che tante donne saltano perché sono concentrate nella nuova vita, concentrate tutti attorno a questa nuova creatura che giustamente dipende in tutto e per tutto da noi, ma è importante per tanti motivi. Uno perché banalmente nella visita che cosa si fa? Si verificano che i genitali e il perineo siano a posto, siano tornati o stiano completando il ritorno a quella che è la fase pregravitica. Quindi che se ci sono stati dei così, famosi taglietti, l'episiotomia e quindi se è stata fatta un'episiografia o delle lacerazioni che sono state suturate, che si stiano rimarginando correttamente, che la ferita non tiri, che non si stiano formando delle zone fibrotiche che poi possono dare problemi, diciamo, anche alla ripresa dell'attività sessuale, perché insomma anche questo è un aspetto importante che non deve essere Un un aspetto tabù, di. brava, brava. Quindi è Guarda, importante. questo è un argomento molto importante perché ricordo che la ginecologa del Caffè Bebè, anche lei, un giorno, la nostra Giada, ha detto una volta alle donne: attenzione, più lo fate, meglio è. Quindi diceva: parliamone, né? Perché, come dici tu, non è un tabù, bisogna parlarne perché a volte fa male dopo il parto. O sbaglio. Il 52% delle donne al secondo mese dal parto, perché diciamo finite queste fatidiche 6 settimane, quindi dopo circa 40 giorni dal parto, la donna è pronta per avere nuovamente un rapporto sessuale se lo desidera, assolutamente. E diceva bene, più lo fate meglio è, perché all'inizio, complice il cocktail di ormoni che ci sono, il desiderio è un po' a terra, però è come la suzione del bambino. Più il bambino si attacca al seno e più c'è la produzione di Certo, latte, più la mamma si lascia andare e più il desiderio aumenta. Capisce che diciamo, tutto sommato, il 52% delle donne al secondo mese ha dolore. Perché? Perché non ha controllato lo stato della ferita. Perché ci sono delle cose che si possono fare per far sì che la cicatrizzazione, il riassorbimento della cicatrizzazione sia il più soft possibile. E poi il dato ancora più diciamo allarmante è che appunto saltando questa visita, salta anche a 6 mesi, a volte anche dopo il primo anno di vita del bambino, il 25% delle donne dopo un anno di vita del bambino ha ancora dolore ai rapporti. E quindi poi è come dicevamo, meno lo fai e più poi hai la paura di quello che può succedere, il trauma, e poi diventa anche una questione da fisica, si trasforma psicologica purtroppo. E infatti, questo è poi bisogna un po' fare attenzione. Ricordo che una volta nel gruppo Facebook Svezzamento e Allattamento io ho posto la domanda: quando avete ripreso i rapporti sessuali? Devo dirti che la media è stata 8 mesi. Chi due, chi di più? Se facciamo un calcolo di media, pochissime persone prima anche degli 8 mesi. Quindi è importante, non se ne parla molto, si è molto presi dal bambino, il compagno non riesce anche un po' chiede, un po' no, però diciamo che non è facile, no? Questo è un argomento Certo. importante. Allora, Laura Pellegriti dice che io però a 14 mesi ho avuto il ritorno del ciclo, da qualche mese però il ciclo è ballerino. Ti ricordi? È quella che ha detto che soffre di amenorrea, quindi magari dovrebbe fare ha già fatto dei controlli in effetti. Quindi non è detto che sia legato a questo punto a una amenorrea dilatazionale, no? Certo, bisognerebbe vedere ecco, appunto lo stato generale. Ci possono essere tanti motivi. Infatti, quindi magari a questo punto meglio parlarne col tuo ginecologo e valutare se non c'è anche qualche altra cosa, giusto? Esatto, sì. Ok, adesso abbiamo Mary Ann di Giorgio che dice: buonasera a tutti, quali sono i pro e i contro di effettuare un VBAC?
Allora, i pro e i contro di effettuare un BIPAP. I pro li ho detti prima parlando del cesareo, ad esempio la domanda per il cortisone. Ovviamente il parto naturale è sempre da preferire laddove possibile perché riguarda il minor rischio sia per la mamma, perché comunque il taglio cesareo è sempre un intervento chirurgico, di chirurgia maggiore tra l'altro, quindi non è una cosa facile. E poi anche per il bambino. Perché appunto tutto il rischio del distress respiratorio che c'è con il taglio cesareo, quindi che non sto a ripetere, ma poi anche pensiamo a tutta quanta quella che è la sfera adesso del microbioma, cioè tutte le patologie metaboliche che ci sono oggi, il diabete, la sindrome metabolica, l'ipertensione, l'obesità, sono legate alla prima colonizzazione batterica che c'è stata sul neonato. Cioè, quindi, se i primi batteri che colonizzano il neonato sono quelli fisiologici della vagina della mamma, avremo il meglio da poter dare a questo bambino. Se i primi batteri sono quelli che inevitabilmente ci sono sui guanti dei chirurghi che l'hanno preso all'estrazione dal taglio cesareo, e quindi tutta la serie di batteri che si selezionano nella sala operatoria, perché la sala operatoria non è mai perfettamente sterile, però si selezionano dei batteri che riescono a sopravvivere, disinfettanti e tutti i vari antibiotici che vengono utilizzati. E si è visto che noi siamo sostanzialmente non solo il nostro genoma, ma siamo la somma di tutti i genomi dei batteri che ci abitano. Quindi sostanzialmente siamo parassitati da questi batteri che definiscono lo stato di salute generale da qui ad 80 anni. Quindi Incredibile. Ci sono tantissime cose. E poi anche per l'allattamento è fondamentale, perché comunque chiaramente l'allattamento di una mamma che ha fatto il taglio cesareo, chi ci è passato di voi lo sa, è molto più complesso, ad esempio solo per la posizione, perché non ti puoi alzare, non puoi accedere al bambino tutte le volte che vuoi con facilità. All'inizio ci deve essere qualcuno che ti aiuta, è più scomodo, la montata lattea. Fisiologicamente, per la modalità con cui è venuto il parto, non ci sono state le contrazioni, arriva un po' più tardi, quindi la mamma poi si stressa e quindi c'è tutto un meccanismo. Quindi questi sono sicuramente tutti i pro. I contro da vedere nell'effettuare il BIPAC sono valutare, mettere sulla bilancia innanzitutto se è una gravidanza fisiologica, se è una gravidanza patologica, tutti gli interventi chirurgici che ha subito la donna, magari non solo il precedente taglio cesareo, se ha fatto in passato interventi di piomectomia, che sono tante piccole cicatrici che comunque l'utero si porta, insomma, e valutare assieme il tutto. Quello che posso dire comunque è che tanto quando si fa la prova di travaglio si è in sala parto, appunto dicevamo perché non a casa, appositamente sullo stesso livello della sala operatoria per questo motivo, perché male che va, tu hai travagliato un pochino, quindi male che va, una strizzatina ai polmoni del bambino ci sono stati, anche se dovesse andare a finire a taglio cesareo per qualche motivo, se è nelle condizioni in cui non hai perso tempo, in pochi minuti raggiungi facilmente la sala operatoria, e il fatto che hai travagliato un pochino aiuta magari anche l'allattamento, quindi vale sempre la pena provarci. Vale sempre. Infatti dice Marianne, quali sono le condizioni necessarie per poterlo effettuare. Appunto, parlavamo questo, che siano trascorsi almeno 18 mesi dal taglio cesareo. Quindi da parto a parto devono essere trascorsi almeno 18 mesi, senz'altro. E poi valutare, ecco, altri interventi chirurgici che ci sono stati, eventuali malformazioni uterine, per mettere poi in una sorta di, diciamo così, di algoritmo di rischio. Perché il rischio, quello che si deve valutare è il rischio di rottura d'utero, se ci sono le condizioni, se la percentuale è sotto una certa soglia, si può tranquillamente provare. Perfetto. Allora, abbiamo qui sempre una mamma, abbiamo aperto un po' l'argomento. Aspetta un attimo. Io, dottoressa, più che dolore, provo una sensazione di bruciore. Secondo lei potrebbe essere indice di infezione o di cosa? Io comunque ho fatto il cesario. Allora, il puerperio è una Siamo fase a posto? delicatissima per la sfera urogenitale della donna, perché con il fatto che ci sono le lochiazioni è più frequente che ci possano essere infezioni. E anche se si è fatto il taglio cesareo, comunque
Quando si fa il taglio cesareo si apre il collo, apre il chirurgo da sotto, sostanzialmente per far permettere che ci sia il deflusso delle lochiazioni. E quindi inevitabilmente ci può essere una risalita perché il collo è aperto, i tessuti si stanno ricostituendo, c'è sangue, laddove c'è sangue ci sono sostanze in cui ci sguazzano i batteri. Quindi giustamente è una fase molto delicata in cui non è infrequente che ci possano essere delle infezioni e insomma, non vanno supportate, non bisogna fare le martiri. Ok, allora abbiamo sempre i Caxa che scrive: grazie per la precedente risposta. Desideravo chiedere inoltre, io sono alla 28ª settimana, devo prepararmi in qualche modo al VBAC con un ostetrico, un osteopata? Io attualmente pratico yoga. Allora, sicuramente parlarne con i professionisti, del settore, anche per chiedere tutti i vostri dubbi, le paure che ci sono, quindi sicuramente anche con l'ostetrica, quindi in cosa consisterà, se fallisce, tutte le domande insomma che avete, giustamente i dubbi del caso. È buona anche la preparazione, diciamo così, del tessuto, assolutamente, perché è un tessuto che non ha travagliato precedentemente, quindi buona qualsiasi cosa, che sia osteopatia, yoga, benissimo, perché bisogna appunto preparare un tessuto che precedentemente non è stato preparato, così come per ogni primipara. Anche per la donna che non deve fare il VBAC e deve fare per la prima volta il parto spontaneo, è bene che ci sia una ginnastica perineale. È anche un po' l'ascolto del corpo, vedo il lavoro che fa la nostra Giorgia con lo yoga, è anche una prendersi anche cura di sé in questo momento nell'ascoltarsi, per essere anche più preparati nell'ascolto poi durante il parto. Che dici, Lenia? È Comunque c'è tempo e fondamentale, parte, no? è fondamentale questo dell'ascolto del corpo perché vi renderete conto che adesso, appunto, chi è che ancora non ha partorito, vi fate tante domande, c'è tanto senso di inadeguatezza, però in realtà quando arrivi, se hai allenata questa percezione del tuo corpo, sembra che sei stata tutta una vita preparata per quel momento. Cioè, ti viene voglia di alzarti in piedi? Perché evidentemente c'è quel momento in cui lo devi fare. Ti viene di partorire seduta o ti viene di partorire a carponi? E guarda caso poi quando il ginecologo va a visitare, sente che la testina magari è in posteriore e non sarebbe mai uscita se tu fossi stata in posizione litotomica. Quindi che vuol dire quella volgarmente sdraiata a gambe aperte, che in teoria non dovrebbe obbligarvi nessuno mai ad avere, perché il parto deve essere libero proprio perché la donna, se ha allenata questa percezione del corpo, sa lei quella che è la posizione migliore per permettere l'espletamento del parto. Quindi, ovviamente, una donna che non è abituata a questo può utilizzare questi 9 mesi per percepire anche la sensazione di tensione che c'è della testina quando è il momento di spingere e non prima. Chiaramente, se non c'è stato un allenamento, non lo sa, non lo percepisce. Ma che cos'è questa tensione? Ma che cos'è questo spingere? Ma che cosa vuol dire spingere più verso la vescica o più verso il retto? Chiaramente. Il perineo è fatto di muscoli e quindi anche questi muscoli vanno esercitati. Infatti, sai quante volte le donne non sanno quasi neanche dov'è quella zona, diciamo chiaramente, no? Un po' come quelle cose della TV quando chiedevano: mi scusi, ma lei sa cos'è questa cosa? E ognuno rispondeva chissà come, però io me ne rendo conto che molte volte non ci conosciamo, quindi tutto è un'opportunità per conoscerci di più e quindi per affrontare al meglio poi ogni situazione, no? Infatti mi hai fatto ricordare quando ho partorito proprio a casa che io mi sono messa sdraiata a terra con una gamba alzata al momento dell'espulsione e l'ostetica poi ha detto: guarda, era messo, non so bene, non so il termine tecnico. Sì, ma deve essere ben cotto. Scusatemi, ho il pane che mia figlia mi chiede se è già pronto. E allora togli il coperchio e lo lasci per 5 minuti. Perdonatemi, ma noi qua il pane è sacro, quindi non si deve bruciare mai, poverino. E quindi mi ricordo questa cosa che per me è stato molto più facile, in due spinte poi è andato via, no? E ricordo che anche quando partì la terza volta che ero in ospedale, nonostante fossi seduta così, io tendevo sempre a girarmi su un fianco, questo me l'hai fatto ricordare. Allora, abbiamo Giacoma che ci chiede: buonasera a voi, ma il ciclo dopo il parto, quante settimane dura? Io ho il ciclo da 3 settimane con variazioni di colore e intensità. Il giorno leggerissimo, marrone, la notte un
un aumento è rosso. Subito dopo il parto non è un ciclo, si chiamano lochiazioni e cambiano di colore. All'inizio sono rosse, rosso scure, e ovviamente variano perché la notte diventa un po' più rosso, perché ha la possibilità di rimanere reflue e stagnante, quando ti alzi in piedi esce tutto insieme. Dopodiché tenta di diventare giallo fino a diventare trasparente. Quindi quelle non sono le mestruazioni, non è il ciclo, è l'utero che si sta ripulendo, per farvi comprendere. Questo dura circa 6 settimane. Ok, allora Paola Torrisi invece dice: ciao, grazie, buonasera dottoressa. Io dopo un anno ancora ho inizialmente dolore durante i rapporti, causa lacerazioni interne nel primo parto ricucite male. Mi chiedevo, in questa seconda gravidanza, ne manca un pezzo, avrò difficoltà nella dilatazione e quindi tempi più lunghi? No, sono due problematiche diverse. Diciamo che purtroppo, no, come dicevamo, quel 25% delle donne che hanno ancora dolore ai rapporti non è sempre dovuto a una sutura fatta male, ma più che altro una riepitelizzazione che si è conclusa male, nel senso che comunque indipendentemente dalla lacerazione, indipendentemente dal taglio, indipendentemente da come sono messi i punti, il tessuto ha una capacità di recupero che deve essere seguita, deve essere monitorato. Si può infettare la ferita, può avere la tendenza a diventare più fibrotica, quindi più dura, e questo cordone poi rimane, è questo che ti dà ancora dolore. Però anche su questo, insomma, ti consolo, perché poi entrano in gioco degli enzimi fibrinolitici che in qualche modo aiutano poi la donna, non ti rimarrà sempre questo fastidio. E non devi temere per la seconda gravidanza e per il parto, perché appunto magari allenando il perineo, come dicevamo prima, con delle professioniste che ti possono aiutare a fare degli esercizi. Ma anche adesso, nel postpartum, esiste il biofeedback, cioè imparare a conoscere quella parte del corpo che appunto, se non la conosci, sono dei muscoli che sono lì, atrofizzati, e ti può aiutare a togliere quel senso di tensione. Ti aiuta adesso sicuramente con i rapporti. E quindi su questo, insomma, Giorgia saprà sicuramente di indicare meglio di noi, ma anche per prepararti diciamo così, ad allentare, ad ammorbidire il perineo nella fase del parto di questa seconda gravidanza. Quindi, insomma, non temere. Bellissimo, grazie, veramente chiaro e complimenti sempre. Io non avevo Ma mai grazie capito a voi. queste cose, adesso ho capito un po' di più. Allora, adesso c'è Pellegrino. Dopo il parto, per un po' di tempo, ho avuto dolore ai genitali. Lo stesso dolore lo provo a distanza di 22 mesi, dal primo giorno di ciclo. Da cosa potrebbe dipendere? Alla visita ginecologa era tutto ok. E questi non so se sono dolori che hai avuto qualche volta anche prima del parto, anche prima della gravidanza, perché questa è una vulvodinia, da come me la descrivi. È diversa dalla situazione, ad esempio, della nostra amica che ci ha scritto precedentemente, no? Riguardo alla cicatrice. Da come mi descrivi il dolore, mi viene da pensare alla vulvodinia. La vulvodinia è un dolore cronico, vulvare, che non è dovuto necessariamente alla ferita, ma che riguarda. Diciamo una problematica di cronicizzazione del dolore proprio a livello dei nervi, e spesso ci possono essere delle cause scatenanti, ad esempio delle infezioni che uno si trascina nel tempo, asintomatiche, che cronicizzano il dolore, oppure ci possono essere dei nodulini endometriotici che magari non danno problemi di cisti ovariche, ma si vanno a depositare proprio nel setto vescico vaginale, oppure tra il retto e la vagina. Quindi proprio dove la zona proprio che sollecitata con i rapporti può dare fastidio. Ma a volte sono dei dolori che uno sta camminando per strada, sono quasi degli spasmi. Da come lo dicevi, pensavo a questa tipologia qui, quindi non soltanto nei rapporti, ma anche sine causa, come si suol dire. E quindi andrebbe indagato sicuramente con un esame accurato, con un'ecografia, e vedendo nella tua storia anamnestica se avessi già avuto queste problematiche, quale può essere la causa. E anche su questo esistono degli integratori che sono utilizzati con successo per la vulvodinia. Ah, oh, ottimo, non sapevo. Allora, Paola, ti ricordi la stessa che parlava di queste cicatrici, no? Avrò difficoltà nelle dilatazioni e quindi tempi più lunghi? Quella che ha delle cicatrici interne, si fa questa domanda. No, dicevamo appunto, non
Non c'è motivo perché ci sia questo, ma in ogni caso per prepararti adeguatamente e quindi magari ridurre la possibilità di lacerarti, è bene preparare il tuo perineo. Perfetto. Allora, poi abbiamo Lentixa che dice di essere una mamma che conosco, Linda Sorano, e mi dice vuole approfittare per ringraziare per l'enidasa e il brufen che gli ho dato per qualche, gli avrò suggerito per qualche motivo, però dice stanno dando i loro frutti, ma è normale sentire dolore alla spalla, il dolore al seno è molto migliorato. Beh, dipende quanto è infiammato, no? Giusto, Ilenia? Certo, sì, Dipende dipende da dal grado quanto è di infiammazione infiammato. che c'era. Che tempi ti puoi dare ancora? Non so da quanti giorni, però quanti giorni dovrebbe agire la cura prima di poter dire indaghiamo se non c'è altro. Che dici? Almeno un paio di settimane. Almeno un paio di settimane, sempre col brufeno o solo l'enidase poi? No, no, sempre tutti e due. Poi alla fine voglio dire, l'enidase è bromuro, quindi non può Non dovrebbe togliere darle l'edema. problemi, ok. Problemi. Perfetto, e la Pellegrino invece ti diceva no mai, probabilmente è una domanda che devi aver posto tu e lei risponde no mai. È un Ah po' sì, io le avevo difficile, chiesto se avesse avuto problemi in precedenza, prima della eh? gravidanza, e Ok, quindi quindi può no. essere che sia stata un'infezione dopo. Quindi è il caso di indagare, giusto? In questo caso qua. Credo che abbiamo trattato veramente tantissimi argomenti. Che dici, Lenia? È stato veramente interessante, no? Ognuno ha posto la sua domanda, alla fine abbiamo trattato un po' tutto, quindi magari possiamo anche chiudere. Che dici? Hai da dire qualcosa? Vuoi suggerire qualcosa a queste mamme? Parlatene, parlatene, parlate. Parlatene, brava, anche secondo me, parlate di tutto, esponete tutto perché dietro ogni domanda che può sembrare la più stupida per voi, in realtà spesso c'è sempre un mondo, non trovi? Molte mamme mi Assolutamente. dicono: non posso rispondere, non voglio farti questa domanda e mi prenderai per stupida. No, dietro ogni domanda in realtà c'è sempre qualcosa. Che dici? Mi vergognatevi di dire che avete dolore, che avete un'esigenza, che avete un bisogno insoddisfatto. Cioè, voglio dire, parlatene in primis con chi avete attorno, con le donne che avete attorno, anche se non sempre hanno la risposta. Perché appunto siamo abituati, ultimamente si è perso, no? Un tempo sì, c'era la cultura delle mamme, così come le mamme, le sorelle. Voglio dire, oggi invece c'è bisogno di figure professionali e purtroppo questo aspetto, io dico soprattutto del puerperio e dei bisogni della sessualità della donna, il dolore, sta cadendo, diciamo, in una botola, non aprite quella porta perché non lo so, perché è scomodo, perché ci si vergogna. Quindi, innanzitutto, questo, chiedere aiuto, rivolgersi a chi si è attorno e poi rivolgersi ai professionisti del settore, voglio dire, ai professionisti sanitari. L'occasione poi per cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che la visita puerperale è irrinunciabile è anche perché, appunto, tanto più nelle gravidanze patologiche, ad esempio l'ipertensione o il diabete gestazionale, è un'occasione per vedere se quella situazione è venuta meno con la gravidanza o se continua. Perché ci sono tante mamme che restano ipertese dopo la gravidanza e non lo sanno perché non hanno mai fatto la visita banalmente in cui gli si misura la pressione. Non c'è necessità di fare delle analisi del sangue per forza. Neanche l'emocromo c'è necessità ne per forza, a meno che la mamma in dimissione fosse palesemente anemica. Però il peso, la pressione. Oh, l'abbiamo persa. Spero che... Ecco. Ed è anche per verificare come sta andando l'allattamento, perché se nessuno glielo chiede, magari tante mamme che magari non conoscono consulenti dell'allattamento non si pongono il problema e c'è sempre pronto chi magari ha da suggerirgli soluzioni apparentemente più semplici ma deleterie. Latte artificiale subito, no? Ne approfitto per leggere il commento di un bravissimo neonatologo dell'ospedale Cannizzaro, Alfonso Cannella, che ci segue e dice: sempre originale e puntuale per venire incontro alle esigenze di tante mamme. Complimenti. Spero che un giorno riuscirò anche a portare lui in queste dirette. Veramente una persona che.
Mi sta tanto a cuore. Allora, salutiamo tutte, vi ringraziamo tantissimo per aver Grazie a partecipato tutte. e lasciamo la diretta nel mio Instagram, ok? Grazie, grazie Elenia per tutti i Grazie a preziosi te consigli. e Infatti, grazie mamme. molte ti ringraziano per la tua empatia, per la tua precisione, ma non avevo dubbi. Grazie ancora. Ciao a tutte e buona serata. Grazie Elenia. Grazie a voi, ciao! Ciao, ciao a tutte.